Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saint Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ho appena ricaricato il salvataggio dopo le prime due puntate e wow, bella atmosfera notturna. Comunque lì si vede Rock Panteras, le luci qui sono veramente stupende, è tutto davvero bello. Comunque anche su PS4, che uno diceva la stessa cosa di PS3 una volta, è bello anche su PS3 e poi la PS4 era magari anche meglio, ma comunque io su PS4 Pro vedo questo gioco e dico che è davvero bello. Mi chiedo come sia su PS5, ma secondo me, senza cattiveria, è la stessa cosa e si vede bello e forse anche di più. Si vede anche di più bello su PS5, ma io qui su PS4 lo vedo davvero molto bello. Comunque, siamo rispawnati qui nel nostro nascondiglio, nel nostro appartamento, e possiamo parlare con i nostri compagni. Seemed to enjoy our little billboard adventure. Ah beh. I just hope Sergio never finds out we pulled a job on Banderos turf. Comunque, non ci interessa. Mettiti una maglietta. Non ci interessa adesso parlare con i nostri compagni. Ci interessa più che altro vedere le missioni. Però aspetta, si è sbloccato anche qualcosa nello stile. Allora, osserva e riferisci, mettiti alla prova, l'abbiamo già fatto. In stile, che cosa abbiamo sbloccato? Un completo, testa. Abbiamo dei ca... Oh, agghindato. Ah, perché probabilmente abbiamo un oggetto adesso. Eccoli, questi sono gli oggetti che abbiamo sbloccato con i codici. Con i codici, bello. E la tuta alare, ecco. La tuta alare, quando la sbloccheremo? Bella domanda. Tant'è che non me la fa neanche vedere, non posso uscire dal menu. Vabbè, teniamo premuto e usciamo. Non possiamo, aspetta, sta facendo un salvataggio, vediamo. Allora, credo sia colpa nostra, nel senso, perché non abbiamo ancora accesso alla tuta alare, quindi di conseguenza non dovremmo entrarci, ma il fatto che si blocchi non è una cosa buona. Piuttosto impediscimi di entrare direttamente in quel menu finché... Non puoi accedere a questo pezzo finché non arrivi al pezzo di storia. Non è una cosa grave, però... Ok, continuiamo da dove ci siamo lasciati. Dicevamo, dobbiamo fare una nuova missione. In teoria abbiamo anche la possibilità di andare a fare qualche missione da bersaglio. Però per questi aspetterei ancora un attimo di avere magari qualche arma in più. Per le missioni direi che non ci sono problemi. Andiamo a osserva e riferisci. La Marshall si occuperà di un convoglio di contrabbandieri, vai alla riunione. Va bene. Aspetta, ci sarà il rubare la macchina in volo? Sì, e non è neanche orribile, ti dirò. Non era neanche orribile come animazione. Di nuovo il treno, ma che palle. Sempre nei momenti più sbagliati. Sono sicuro che quando avremo la tuta alare, tipo ti scazzi, ti passa il treno davanti, tuta alare e via. Aspetta un secondo. Sono abbastanza sicuro che quello sia un salto. Vediamo se ho ragione. No, forse no, mi sbaglio. Completamente mi sbagliavo. Vabbè, non importa. C'era una roccia davanti. Quello è un salto. Questo era un salto, aspetta. Ma che palle. Ale! Vabbè, niente di eccezionale, ma meglio di nulla. Anche lì c'è un salto, aspetta. Anche questo è un salto. Anche lì c'è una... Quanti salti ci sono in questa unica zona? Però aspetta, qui c'è anche una di quelle missioni di fare la fotografia. Oh, ecco fatto. Looks good. Altri punti esperienza. Un salto! Però niente, punti esperienza per i salti. Vabbè, non importa, O meglio, non che non ci danno punti esperienza, ma non c'è tipo l'obiettivo fare il salto in tutte le zone. Che era un obiettivo un po' delle balle negli altri giochi. Aiuto, dove sto andando? Negli altri giochi, però comunque era un obiettivo. Sempre, addirittura terziario, perché nel gioco non ti chiedevano mai di completare tutti i salti. Però se li facevi era buono per te. E in ogni caso
Eccoci arrivati al punto della missione. C'è anche la polizia ferma. Eccomi qua, come se nulla fosse. Ehi là! Sono vestito male, scusami. Just you. Because I'm the only one who could get it done. Sure, let's go with that. Sergio, huh? You're familiar with Panteros. I mean, my roommate's one of them, so yeah. Oh, don't give me that look. Rent's expensive. That's gonna be a problem. I mean, for the roommate code, I'm gonna have to fold her laundry for 2 weeks, but beyond that, I'm golden. What are they moving? Antiquities, mostly. The Nawali was waiting to sync up with them before he was captured. You mean before we captured? Tra l'altro, io ho cambiato un'opzione qua, non si è salvata, aspetta. If I hadn't stalled him, he would have got away. So, you're welcome. You want it to look like an accident or a statement? What? Well, I'm assuming you want me to make the convoy disappear. No, I want you to follow it. So I can kill everyone and retrieve the stolen goods. So we know where they're going. Sure, and then I kill everyone and retrieve the stolen goods. Ah, beh, certo. No. Then you will report back to me, I will arrive with the team, and you will go home and hit the showers before you have a chance to fuck it up. You think cosa che faremo? Think you like getting a paycheck. Follow the convoy. Don't fuck it up. Sono sicuro che faremo un casino invece. Ma i vestiti normali messi così no, però dai. Sergio! Marshall. Allora, ora Sergio scopre che noi siamo i coinquilini e che quindi lavoriamo con la Marshall e la tipa non gliel'ha detto e fa su un casino. Sicuramente, sicuramente. Vedrai, vedrai se non ho ragione. Hey there. Name's JR. We about to see some action? Nope. Orders are to follow the convoy, observe its activity and report back. Seriously? The convoy's right there. You know, I heard about you. I'm a little bit of a maverick myself. Two crazy badasses like us, we're not. Hey, ragione. No, my buddies are counting on me to get my performance bonus. Can't afford to screw it up. We don't engage, just observe and report. Mi ricorda molto una missione di San Andreas questa, dove seguivi il treno. Aspetta un secondo. Dove seguivi il treno con Miss Smoke. Perché l'opzione allora non si è salvata se il coso lì l'ho messa a zero, l'ho messa a uno, scusami. Like them motorcycles are falling. Oh, vedi, ora si è salvata. Probably just drop something. Don't anyone alive. You're gonna just let them shoot at us? When was very clear on not engaging. We don't. E adesso spareremo. All we're gonna observe and report is getting dead. Fine, just this once. That's how I like to ride. Aspetta che. Dead as a doornail. Se riesco, ti buco le ruote. Ecco fatto. Ma mi hanno messo l'armatura adesso. Ah, posso usare solo la pistola. Can't take this kind of fire forever. Our orders are to follow. No can do. Unless you want to take that thing out. God damn it. Getting closer. Wait, what are you doing? Taking out the turret! From the roof? No, from the truck. Get me closer. You're out of your goddamn mind. Thought you said you were a maverick. Little bit. I said a little bit. Ho detto un pochino. Bella però sta cosa, aspetta. Ecco fatto, posso salire io? Oh, come on, I was almost... As long as I'm here. Why am I seeing gunfire at the back of that convoy? When? Well, there was motorcycles and then a turret and one thing led to another. Well, that was true. You don't sound mad. Did you honestly think I would send one car after a convoy that size? You're just a distraction. We got a drone following these motherfuckers. I bet. You used me as bait. That's the job you were born for. Mission accomplished. Now finish what you're doing and get out of there. JR, pick me up. I can't get close. That truck's on fire. Shit. Fammi uscire. Ah, ecco perché non potevo sparare. Perché mi serve salirci sopra. Fuck, the car's on fire. Posso salire? Come fa? Ecco.
Madonna mia. Oh, this one's burning too. Ecco fatto. I thought I ordered you to retreat. Honest to God, I am trying. Well, as distractions go, you're exceeding expectations. Great, can you put that in my performance review? They're flanking us! What are you doing here? È caduto, ti sta bene. Vieni qui. Ho bisogno di un po' di cura. È caduta anche lei, ti sta bene. Ecco fatto. Per fortuna che abbiamo munizioni illimitate. E addio alla tipa. E addio anche al camion. E anche questo a fuoco. Vieni qui. Dove sei? Ecco fatto. Let's follow orders and fall back. Usiamo questa adesso di arma. Ho visto qualcosa di brutto nella cutscene, però guarda, accetto lo stesso. Porca troia, è arrivato Sergio. Pum pum. Shit, Sergio. Porca troia. Allora, meglio non usare. Meglio non usare il fucile a pompa. Meglio usare il fucile per quello che abbiamo. Via dalla macchina, via dalla macchina, che non voglio essere schiacciato, stronzo. Cosa sto facendo? Non è che penso di poterla toccare. L'ho proprio fatta saltare in aria alcune. Mi spiace Sergio, ma la tua macchinina sta per esplodere, non te lo vorrei dire, eh. Uff, si ricarica. I see your way out. Keep your head down. It's gonna be tight. Ok, ce l'abbiamo fatta. Puttana Sergio. You reckon that fella's compensating for something? Don't count him out. It'll take more than a car wreck to kill that sumbitch. Esatto. Okay, time to finally get the fuck out of what is that? Una tempesta di sabbia. We're going in. Come in, newbie. When? We hear you. We're falling back. Negative. The drone is down. I need. È necessario che tu vada. I'm giving you field command. Fuck, really? Do what you gotta do. Follow the lead truck until it stops, then radio. JR, let's get him. The kid gloves are off. The kid gloves were on? Oh. Non vedo. Should have stayed home. I can barely see him. Ecco fatto. Più che altro la cosa incredibile è che la macchina che stiamo usando ancora regge. E sto usando la pistola, perché in questo frangente mi sa che è il mezzo più utile e più preciso. Ecco fatto. Ma ritornare in macchina no, Ecco fatto. Ok, ora sicuramente arrivano le macchine a tirare giù. Si vede una sega. We got a problem here. Be more specific. Sand's clogging up my intake. We're losing speed. Great. Just get me into leapfrog range and fall back. That's suicide. I got us this far, didn't I? È vero. I don't want to be a maverick no more. Voglio più essere un carriciotto. Voglio seguire le regole. We're taking you shit down. Non vedo. Avvicinati. Ecco fatto. Tra l'altro stanno sparando i loro stessi compagni. Non vorrei. Ma perché continuo ad avere il fucile a pompa io? Scusa, continuo a cambiarlo apposta. Vabbè, meglio. Ah, ma penso che lo volevano che lo usassi proprio.
Ecco fatto. Le sequenze di salto mi piacciono. Ma porca. Vieni qui. Continua a cambiarmi l'arma. Ma non la voglio il fucile a pompa. Ecco fatto. Aia. Dai, non vedo. I got a field command now, shitbags. Ecco fatto, dammi tutte le munizioni. E prendiamoci la moto. No, invece no, pensavo di sì. Pensavo avremmo preso la moto e saremmo andati in avanti. Minchia, e che credevi che lo tiravi giù con un calcio? Questa cosa mi ha fatto molto ridere, però. Facciamo a botte? Ottimo. Troppo duro da atterrare. I nemici con l'icona dello scudo sono più forti del normale. I nemici forti può essere atterrato finché l'icona dello scudo non viene rimossa. Grazie. No, io penso proprio che lo farò. È quello il punto. Aia. Vieni qui. Ma porca. Allora. Aia. Che male. Allora aspetta. Vieni qui. Allora aspetta. Sistemiamo questa cosa un attimo velocemente. Perché continua a rimanere senza... senza munizioni, continua a cambiarmi l'arma. Di nuovo, che palle. Cazzo, è bravissimo. Allora, aspetta. Prima... no! Ok, aspetta. Forse ho ancora abbastanza vita. Oh, finalmente. Madonna, l'abbiamo rischiata, eh. Se non si fosse ricaricata subito la vita, l'avremmo rischiata. Ancora! Sì! Guarda che adesso lo schiaccia il camion. Puff! Quanto ci fai che adesso questa roba ce la rubiamo noi? Quanto ci fai? Hey Gwen, I followed the convoy, it stopped. No, beh, ho pensato male. You did good. Holy shit, a compliment. Yeah, yeah. Stay here. Adesso ci licenziano. Ho ucciso il tuo capo. Newbie, get over here. Now. Gwen says you were responsible for retrieving the hummingbird codex. If that was something in the truck, then yes. Impressive work. Ottimo. I wouldn't have been able to do it without JR, sir. Team player. I like that. There's someone I'd like you to meet. This is Dr. Antonio Espino. Che è quello che abbiamo visto all'inizio. He's the chief curator for the Museum of Santo Aliso. It's nice to meet you, sir. The retrieval of these relics is no small feat. The museum is in Marshall's debt. Just doing my job, sir. Antonio's museum has a contract with Marshall.
and he requested you to be in charge of security. Ah, una grande promozione. Eccentricities. But the results speak for themselves. Beh, quello sì. Sir, it's my second day. Sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion. No, no. I want the job. I'm just surprised. Things change fast here at Marshall. So, can Antonio and I count on you? Certo, come no? Yes, sir. Siamo stati promossi. Quanta esperienza? 3000? Beh, mica male. Mica male, dai. Lavoretto guardare le spalle. Occupati del sedile del passeggero e guarda le spalle dell'autista. Sgraffignare, ruba gli oggetti con l'elicottero e le porta al punto di rilascio. Ottimo. Beh, che dire. Che dire, dai. Aspetta, abbiamo anche un oggetto qui. Cos'è, l'ascensore? La madonna. Wow. La barriera fumogena abbiamo sbloccato. Allora, un attimo. Io questa abilità dell'R1 triangolo non la riesco a capire. Non riesco a capire come si usa. E comunque qua sicuramente è un punto alto dove ti lanci con la tutalare o con l'elicottero. Vediamo le abilità sbloccate. Anche perché ti giuro, afferra un nemico, infilagli una granata nelle mutande e lancialo via. Come? Non me lo fa. Lancia a cadere una bomba fumogena per confondere i nemici. Vabbè, ce l'abbiamo, mettiamola. Forse, e dico forse, non me la fa fare questa abilità perché non abbiamo le granate. Forse è quello il motivo. Il motivo più semplice che mi viene in mente. Scusami, c'è un negozio di armi nelle vicinanze? Già che ci siamo, perché se no non ci andiamo mai. Lo so già che continuiamo il gioco senza andare mai a un negozio di armi. Ed eccoci arrivati. Allora, un secondo. Qui c'è un camioncino con dei soldi. Un simbolo di soldi. Non so che cosa vogliono dire entrambi. Questo spero sia... Ma è il serpente! Questo è il disegno del serpente che abbiamo visto molte volte. Sia sulla copertina che da altre parti. Figo. Forza, ragazzini. Ma scusami un secondo. C'era la polizia accanto a dei ragazzini che stavano cercando di rapinare un bancomat abbandonato. Beh, che dire. Ah, era un'attività. Ok, va bene, non è male. Non è male, munizioni pistola 17. Bello che abbiamo trovato già il murales, comunque. E qua c'è un armadillo arcobaleno. Fammi vedere allora anche quel... no, il camion... Ah no, però aspetta, c'è un coso dei rifiuti. Stavo dicendo, quello sarà sicuramente un convoglio che dovrei guidare da punto A a punto B. Eccolo qua. Altri 2000 dollari, che così li spendiamo in armi. Bingo. Un'antichità di valore. Aspetta. Ecco fatto, un po' di parkour. Questo sicuro devi spostarlo da un punto A a un punto B. Non mi va di farlo adesso. Grande questo tizio che suona. Ah, ma posso... Vabbè, sai cosa? Perché no? Io ho fatto un complimento e gli è caduta la chitarra. Ma no, riprendila ora, dai. Vabbè, io ho fatto un complimento e ha droppato tutto quanto. Bello. Bello il friendly fire così. Mi piace un sacco. Fammi comprare, dai, c'è un coniglio lì. Allora, vediamo che cosa abbiamo. Anche perché mi sembra di aver capito che da terra armi non ne prendiamo. Allora, fammi vedere, da mischia. Io ti direi che punterei all'ascia. Costa di meno e fa comunque danno. Ecco fatto, 700 dollari, abbiamo tutte le munizioni. Beh, guardaci. Hello, I'm Johnny Knox here, welcome to Jackass the Game. Mamma mia. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!